Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Rigopiano di Farindola, dove questa mattina c'è stata una cerimonia composta e sobria da parte del nono reggimento alpini dell'Aquila, che ha deposto sul luogo della tragedia dell'hotel Rigopiano una corona di fiori in ricordo delle 29 persone morte lo scorso 18 di gennaio sotto la valanga. La marcia degli alpini poi è proseguita verso Campo Imperatore, dove domani mattina sarà inaugurata la stazione Meteomont per la prevenzione del rischio valanghe e lo studio dei cambiamenti climatici. Il servizio è di Vestina News. 9 mesi sono trascorsi dal 18 gennaio, quando una valanga si staccò dal Monte Siella spazzando via interamente l'hotel resort Rigopiano, causando la morte di 29 persone, tra dipendenti e ospiti, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e dolore soprattutto nei parenti delle vittime. I primi ad arrivare per prestare soccorso furono gli alpini del 9° reggimento Alpini L'Aquila, e proprio loro, con la 119ª compagnia, hanno voluto oggi, sotto un nevischio leggero, ricordare questa tragedia con il silenzio militare e la deposizione di una corona prima di partire per il campo marciante presso Campo Imperatore e poi Castel del Monte, grazie ad un progetto in grado di implementare il battaglione e dotarli di assetti tipicamente del genio. Le sensazioni sono, come dicevo prima, di dolore e di gioia. Gioia, pensavamo, ricordavamo appena tirati fuori i ragazzi, i bambini dall'albergo, e di dolore ogni volta che c'era una salma che usciva dall'albergo. Purtroppo è stato un evento tragicissimo, e quindi le sensazioni ogni volta che si viene qui sono sempre quelle. Noi siamo addestrati per queste situazioni, certo nel momento in cui ci troviamo in questi campi le sensazioni sono forti, quindi tante volte potremmo rischiare di essere un po' presi nella situazione, però fortunatamente in base all'addestramento che noi abbiamo riusciamo un attimo, è brutto a dirlo, ma a staccarci da quelle situazioni, quindi riuscire ad operare nel migliore dei modi, cercando di fare sempre del bene e cercare anche di mettere in sicurezza noi stessi. Progetto di implementare un nuovo battaglione in seno al 9° reggimento alpini, dotato di assetti tipicamente del genio, che sono in grado di intervenire efficacemente in caso di calamità simili a queste, o come adesso l'inverno è alle porte, in caso di nevicate abbondanti avremo dei mezzi per concorrere con le forze deputate a intervenire per aiutare la popolazione locale. Il nostro giornale. Case famiglia abusive in Abruzzo ospitavano anziani, anche disabili, in condizioni non adeguate alle loro necessità sanitarie. Lo ha scoperto il nucleo del NAS dei Carabinieri, che al termine di controlli specifici hanno denunciato 9 persone per vari reati. Una delle strutture abusive era a Pescara, l'altra in provincia di Teramo, dove i degenti, molti dei quali costretti in sedia a rotelle, vivevano in una situazione di sovraffollamento ed in locali fatiscenti. Entrambe le case sono state chiuse per ordine dei sindaci. Una terza casa abusiva è stata scoperta in provincia dell'Aquila. In altre 2 case famiglia invece i militari hanno documentato la presenza di ospiti in età avanzata che l'ASL ha ritenuto bisognosi di assistenza di alta intensità. In queste strutture i NAS hanno sequestrato circa 200 kg di alimenti di origine animale e vegetale privi di informazioni di tracciabilità e per questo sequestrati. Inoltre, malgrado vi fossero ospiti con disabilità motorie, gli edifici presentavano barriere architettoniche nei servizi igienici e negli ambienti comuni. In provincia di Chieti i militari hanno ispezionato 3 strutture ricettive per anziani, dove sono state riscontrate inadeguatezze in tema di rintracciabilità degli alimenti. Sono in corso delle verifiche circa le generalità degli ospiti e il possesso dei titoli professionali da parte del personale addetto. Ed ora andiamo a Pescara, e finalmente in realtà la nuova casa dello studente in via Benedetto Croce. Questa mattina il taglio del nastro della struttura che potrà ospitare 65 studenti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Così, dopo tanti anni, siamo riusciti ad avere una casa dello studente, e questo deve essere il primo traguardo raggiunto per proseguire su un percorso che deve portare alla realizzazione sia di altre
strutture a Pescara che di strutture su Chieti, strutture che devono assolutamente accogliere gli studenti che vengono da fuori regione, e avendo noi una altissima attrattività dall'esterno, perché abbiamo oltre il 40% degli studenti che vengono fuori regione, queste strutture sono importantissime non solo per l'università ma per il territorio. Vede oggi finalmente la luce la Casa dello Studente di Pescara. Assessore Sclocco, una giornata importante, una struttura moderna, funzionale, a due passi dall'università. Sì, un polo universitario vero e proprio, perché la Casa dello Studente, che ha 65 posti letto che già sono occupati perché i ragazzi avevano diritto, è a fianco alla mensa universitaria, a fianco a un bar, a fianco al polo, ad una struttura chiamata Ex Orlandi, che è una struttura dedicata poi agli eventi culturali, il tutto a 900 metri dal università, quindi davvero una struttura che è utile per gli studenti. Questo garantisce sicuramente il pieno diritto universitario, la solidarietà e quindi anche il diritto, le pari opportunità agli studenti di poter frequentare l'università, ma restituisce anche alla città un luogo di aggregazione e di connessione anche con l'estero, perché questa palazzina l'estate sarà anche, come dire, motivo, luogo di scambio culturale con gli studenti che verranno dalle altre università estere, quindi un luogo vivo di giovani, di studenti, che renderà viva naturalmente la città. Adesso restiamo alla cronaca, andiamo al Tribunale di Pescara, costituzione delle parti questa mattina in tribunale nella prima udienza del processo scaturito dall'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri e dalla direzione distrettuale antimafia nel settembre del 2016, che alzò il velo sulla penetrazione della criminalità organizzata di matrice ndranghetista in Abruzzo, in particolare nella zona del Vastese. Sono 108 gli imputati coinvolti nel processo. Nell'ambito dell'operazione lo scorso anno furono eseguite 25 misure cautelari con la contestazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti degli arrestati, e furono sequestrati 300 kg di droga insieme a fucili, mitragliatori, pistole e munizioni. Tribunale collegiale presieduto dal giudice Rossana Villani ha aggiornato l'udienza al prossimo 12 di febbraio, rinnovando le notifiche non andate a buon fine nei confronti di una quindicina di imputati. E proseguiamo con la cronaca, questa volta dovuta all'ondata di maltempo delle scorse ore. Corridoi, laboratori e cortile tutto allagato all'istituto Volta. La denuncia e i video a supporto arrivano dall'associazione Pescara Mi Piace, che punta il dito contro i lavori di ristrutturazione costati 850.000 euro ed evidentemente mal eseguiti, che stanno rendendo l'edificio inagibile per le centinaia di studenti presenti. Più di una scuola sembrava di essere entrati in una piscina, commentato Armando Foschi, rappresentante dell'associazione, in una nota. Come previsto, continua Foschi, è stata sufficiente una minima pioggia per scatenare l'inferno nell'istituto Volta, peggio di quanto era accaduto l'11 settembre scorso. Ed ora ci trasferiamo nei laboratori del Gran Sasso, che sono alle prese con un esperimento davvero rivoluzionario. Il Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, denominato con un acronimo CUORE, il più grande rilevatore criogenico mai costruito, concepito per studiare le proprietà dei neutrini. Nei primi due mesi di presa dati l'esperimento ha funzionato con una precisione straordinaria, soddisfacendo pienamente le aspettative dei fisici che lo hanno realizzato. Vediamo insieme il servizio curato dalla redazione aquilana. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, apre le porte dell'esperimento CUORE, Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, il più grande rilevatore criogenico mai costruito, concepito per studiare le proprietà dei neutrini. È un esperimento che cerca un decadimento molto raro, che si chiama doppio decadimento beta senza emissione di neutrini, e che se esistesse potrebbe dare delle indicazioni molto importanti su delle teorie anche di formazione dell'universo. Al progetto lavorano più di 120 ricercatori provenienti da tutto il mondo.
Nei primi due mesi la presa di dati dell'esperimento ha funzionato con precisione straordinaria, soddisfacendo pienamente le aspettative dei fisici che lo hanno realizzato. Il progetto Cuore ha già raggiunto un obiettivo, la realizzazione dell'impianto stesso. Abbiamo circa 1000 rivelatori che sono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto e quindi abbiamo bisogno di una struttura sperimentale estremamente complessa che non esiste in commercio e quindi diciamo uno dei grossi risultati del nostro esperimento è stato quello proprio di essere riusciti a costruire un setup sperimentale in grado di portare una massa così elevata, sono circa una tonnellata di rivelatori, a questa temperatura. Siamo arrivati al terzo piano della struttura, che cosa vediamo, dottoressa? E qui vediamo tutta la parte dell'elettronica, quindi l'acquisizione dei segnali. Questo qui è la struttura portante di tutto il criostato e il rivelatore. Questa è un piatto di acciaio da cui poi partono i vari schermi che chiudono, questo lo dovete immaginare chiuso, questa è una sezione, da cui partono i vari schermi alle diverse temperature di cui parlavamo prima, quindi questo piatto è a temperatura ambiente e poi man mano si va a temperature decrescenti fino ad arrivare al nocciolo che contiene i rivelatori, che si trova a 10 millikelvin. Per schermare dalla radiazione abbiamo anche degli schermi interni, questo è uno schermo di piombo romano, questo è uno schermo di piombo normale, serve proprio per schermare i rivelatori dalla radioattività dei materiali che comunemente si usano, radioattività che a noi non provoca nulla, ma che un rivelatori sensibili come questi può mascherare il segnale che noi andiamo cercando. Lo scopo di Cuore è quello di creare nuovi modelli di analisi dei fenomeni fisici che possano avere applicazioni anche nella vita concreta, fuori dai laboratori. E adesso, come ogni lunedì, apriamo un'amplissima pagina dello sport. Partiamo dalla Serie B perché oggi è anche vigilia di campionato. Domani torna in campo il Pescara che è a caccia del primato. Domani sera i biancazzurri giocheranno contro l'Empoli, allenato dal tecnico abruzzese di Ari Vincenzo Vivarini. Direzione di gara affidata alla penna di Roma 1, stamani la seduta di rifinitura per la squadra, nel pomeriggio poi il trasferimento in terra toscana. Crescono le quotazioni di Valsania che nell'undici titolare potrebbe prendere il posto di Canutè. Il servizio di Andrea Costantini. Rifinitura sotto la pioggia per il Pescara, è già tempo di partita perché con il turno infrasettimanale e con sole due sedute di allenamento disputate il Pescara torna in campo e lo fa nel big match di Empoli. Oggi dopo la rifinitura Zeman come sempre ha parlato, è tornato anche sulla vittoria con l'Avellino e si è espresso così su Canutè che non ha particolarmente brillato. Vabbè, Canutè ha fatto male, poi, però dipende anche dalla squadra, come ci sono numeri dove mi dicono che Palazzi ha giocato una palla a Canutè, Brugman ha giocato una palla a Canutè. Ecco, il problema se la squadra non ha fiducia in lui, quindi non ce la danno, o se è lui che si nasconde. Certamente l'ingresso in campo di Valsania contro l'Avellino ha dato maggiore verve alla manovra del Pescara, proprio Valsania si candida ad un posto da titolare, nel caso Brugman sarebbe impiegato come regista. Sì, ha giocato quello che doveva giocare, quello che giocava Brugman prima di lui. Un po' diverso però come caratteristiche. Poi Brugman, no, ma penso che Brugman nel mezzo ci ha dato più equilibrio dopo, nel senso che era più vicino al gioco e potevano giocare tutti e tre centrocampisti, perché giocare con due centrocampisti è troppo poco. L'avversario di giornata è l'Empoli, co-capolista con il Venezia, reduce proprio dalla sconfitta in Laguna, un Empoli che sarà privo dell'attaccante Donnarumma, un Empoli allenato da Vincenzo Vivarini. Il pensiero di Zeman sull'Empoli e proprio sull'allenatore abruzzese. Vabbè, Empoli è buona squadra, è partita come favorita e per ora sta mantenendo, anche se
non si è staccata ancora. Sicuramente c'hanno gente importante, già basta Donnarumma, Caputo in avanti, sono gente che in Serie B sono, fanno differenza. In più poi gente esperta come Pasquale e altri, gente di categoria superiore che ha fatto e che pensano di poter fare ancora. Vivarini, bravo, ha impostato la squadra su tre difensori centrali, poi c'ha due esterni che vanno e per me giocano un buon calcio. Scendiamo di categoria, lasciamo il Pescara per parlare del Teramo, pareggio esterno per il Diavolo a Sant'Arcangelo di Romagna, biancorossi due volte in svantaggio e che in entrambe le situazioni riescono a rimontare grazie ai gol di Ilari e Fratangelo. Allora andiamo a vedere insieme il servizio della partita e poi le dichiarazioni del tecnico Asta. Il Teramo stecca parzialmente l'appuntamento con quello che poteva essere un salto ulteriore verso la salvezza. Al Valentino Mazzola finisce 2-2 contro una formazione che era reduce da una scoppola sonora contro il Sud Tirol. Ma che non sarà lo stesso Teramo della settimana scorsa lo si capirà subito, nonostante proprio Tulli in apertura cerchi di trovare lo specchio della porta con la conclusione deviata al nono. Il Diavolo rischia seriamente al 21esimo la punizione di Dalla Bona, pesca in area Sirignano, che rimette al centro, ma è provvidenziale Caidi ad anticipare Piccioni già in posizione di sparo. La reazione biancorossa è fiacca e sbilenca, come il tiro che scocca Varas intorno alla mezz'ora dopo un'azione confusa al limite dell'area di rigore romagnola. Il più pericoloso nel Teramo è sempre Ilari, è assistito dalla sponda di Foggia, il destro però si perde sul fondo. Al 38esimo il Sant'Arcangelo passa, la pressione di Gaiola su Caidi è vincente, Bussaglia si invola verso l'area, ma quando cambia direzione Speranza e lo stesso Caidi lo chiudono in maniera fallosa. Dal dischetto Piccioni spiazza calore e porta in vantaggio i suoi. Teramo colpito a freddo, ma che in un finale di tempo ricco di emozioni riesce a ristabilire la parità. Al 44esimo Beng chiude male sul servizio da destra di De Grazia, Caidi con l'esterno rifinisce per Foggia che si gira e tira, ma trova la risposta di Bastianoni. La respinta corta vede Ilari avventarsi sulla sfera per il tap-in che vale l'1-1 per la formazione di Asta. Trovato il pareggio a ridosso dell'intervallo, il Diavolo potrebbe gestire fino al duplice fischio, invece ha il demerito di tornare subito sotto al 46esimo. La sponda di Gaiola in area di rigore crea una mischia davanti alla porta biancorossa, la difesa non libera dovere perché lo fa sui piedi di Dalla Bona che scarica una sventola terrificante che buca la retroguardia teramana e consegna il 2-1 al Sant'Arcangelo che va dunque a riposo in vantaggio. Diavolo un po' più intraprendente nel secondo tempo, il diagonale di Ilari, sempre lui e sempre assistito da Foggia, trova i guanti protesi di Bastianoni. Asta inserisce Barbuti per Amadio al 55esimo ed è proprio la punta, imbeccato da Varas, a girare centralmente di testa tra le braccia del portiere romagnolo. L'ingresso di Fratangelo rende il Teramo ancora più a trazione anteriore e il pareggio si materializza a 8 dal termine. Il rilancio di Speranza trova la spizzata di Barbuti, Dalla Bona tocca ma serve proprio Fratangelo, che non ci pensa su e batte Bastianoni per il gol che vale il 2-2 finale. Con questo risultato il Teramo sale a quota 11 punti in classifica, ma fa un passo indietro che ne dica Asta fine gara sul piano del gioco e del risultato. E domenica altra trasferta e altro scontro diretto a Bergamo contro l'Albino Leffe. Asta, di buono il pareggio ottenuto nel finale, ma sul piano del gioco, della prestazione, probabilmente c'è stato più di un passo indietro rispetto alla gara con il Padova. Perché secondo lei? Assolutamente no, non sono d'accordo. Noi ci dobbiamo salvare, forse qui qualcuno non ha capito nulla, mi dispiace. Noi ci dobbiamo salvare, questo è l'obiettivo, siamo una squadra giovanissima, quindi sono felice e contento. Di nuovo siamo riusciti a riprendere un risultato 10 minuti alla fine nel terzo, quindi il bicchiere è mezzo pieno, perché se poi qualcuno pensa o pensava chissà che cosa, assolutamente no. Campo difficile, ostico, contro una squadra che si giocava forse la vita, quindi venire a pareggiare qua assolutamente non deve essere per nulla un passo indietro. Sono contento, felice, ragazzi, è andato tutto. È logico che uno si aspetta sempre di più, ma ci sono gli avversari che ci hanno messo in difficoltà, si sono messi a 5 e tutte e due le volte sono andati in vantaggio, li abbiamo ripresi, e il rammarico che magari vai in vantaggio tu in un paio di circostanze che ci sono successe, magari in contropiede hai più spazio e tutto. Però io non voglio di nuovo fare il pompiere, sono stanco di dire che questa squadra, ma non io, la società e tutto, siamo una squadra diversa da altri anni, si deve salvare e noi stiamo alla grande per questo.
quello che stiamo facendo. No, sono contento, ritorno a dire, è logico che uno pensa e guarda la classifica, allora dice il Teramo va a Sant'Arcangelo, lo deve vincere o vince facile, no, questo è un girone, avete visto di nuovo che risultati ci sono e ci saranno da qua alla fine, e uno va avanti con i propri obiettivi, se poi questi obiettivi cambieranno vuol dire che siamo stati bravi noi, ma altrimenti daremo il massimo come hanno fatto i ragazzi, perché questa è la terza partita, come dicevo prima, che riusciamo a riprendere verso la fine, quindi c'è la voglia, l'entusiasmo di non mollare mai. È vero, sono un po' d'accordo con voi che comunque a livello di qualità sicuramente abbiamo fatto passi dietro, ma questo non c'è dubbio. Andiamo avanti adesso in Serie D con una incredibile rimonta dallo 0-2. Il Francavilla conquista la prima vittoria casalinga in campionato. Ad incassarla è l'Aquila, che sciupa tanto e poi non è in grado di gestire il ritorno dei padroni di casa. Vediamo insieme il servizio. Per il Francavilla non poteva esserci modo migliore di spezzare in campionato il tabù Vallenzuca. Vittoria esaltante, 3-2 in rimonta sull'Aquila in un derby che la squadra rossoblù ha avuto in mano con un doppio vantaggio e che si è fatto scappare di mano, e per questo c'è da fare mea culpa. Nell'Aquila squalificati Battistini e il suo vice Greco, a dirigere le operazioni dalla panchina c'è il preparatore atletico Cola, out Boldrini, Boucher, De Iulis, Padovani viene mandato in panchina, Brenci a ridosso di Ibe e Valenti, 7 le assenze per Iervese, e allora il tecnico del Francavilla, che recupera Menta, conferma il 3-5-1-1 con Palumbo alle spalle di Zerbo. Pronti via, e al sesto l'Aquila è già in vantaggio. Menta sbaglia il rinvio e completa l'opera atterrando Valenti, lestissimo ad approfittare della situazione. Lo stesso Valenti trasforma il penalty, proprio lui tra gli obiettivi di Iervese la scorsa estate, quando per un paio di giorni si era allenato col Villa prima di tornare nel capoluogo. Brenci chiama in causa Spacca al 13°, poi il Francavilla reagisce. Splendido aggancio di Zerbo al 14°, ma l'attaccante non è freddo sull'uscita di Farroni. Dopo 2 minuti ci riprova Zerbo da piazzato, fuori di poco. Timide proteste del Villa al 17°, sul contatto Ibojo Zerbo, Tucci di Ostiaredo fa giocare. Il Francavilla ci prova, ma manca di incisività offensiva. Farroni vola al 33° sul tiro cross velenoso di Di Renzo. L'Aquila torna a farsi vedere a fine primo tempo, trascinata dal solito Valenti. Saetta Mancina che spacca, tocca e neutralizza con l'aiuto della traversa. Sempre Valenti va in serpentina, ma spacca, dice ancora di no. Ripresa, subito con un botta e risposta. Mezzo lob di Zerbo, senza centrare lo specchio della porta, al primo. Sul capovolgimento di fronte, Valenti imperversa, Ibe conclude e Amenta salva in angolo. Le sostituzioni apportate da Iervese non leniscono la pericolosità di rimessa dell'Aquila. Ibe per Marra, che mette dentro Ruci, non arriva per un soffio. Sbanda ancora il Villa, Ibe salta, spacca e serve Brenci, Amenta salva sulla linea. L'Aquila perdona finché l'azione di ripartenza non la conduce Valenti, che banchetta nelle voragini francavillesi e timbra la sua personale doppietta. Il Francavilla sembra alle corde e allora si appoggia sulle spalle saldissime di Cosmo Palumbo, il quale, rimesso da mezzala, prima impegna severamente Farroni coi piedi. Poi al 29° riapre i giochi con un sinistro al volo di bellezza stordente, rete da vedere e rivedere. Valenti potrebbe completare la sua super giornata, ma lambisce il palo. L'errore è il lascia passare definitivo per l'incredibile rimonta del Francavilla. Al 34° c'è il pareggio di Gianmarco Fiore, un colpo da biliardo per l'esterno giallorosso. Ma il Francavilla non si accontenta e va addirittura al sorpasso. Al 39° sfonda Youssef, rinvia male la difesa aquilana dalle parti di Palumbo, il cui piattone è esiziale e fa esplodere il Valle Anzucca. Doppietta e 3-2. Prima del 90° l'Aquila troverebbe il pari, ma il gol di Sieno è vanificato dal precedente offside segnalato a Ibojo, autore dell'assist. È l'ultimo episodio di un derby appassionante che potrebbe dare la svolta al torneo del Francavilla e ridimensione in parte le ambizioni di una L'Aquila che comunque ha sempre fuori dal campo i suoi problemi principali. E purtroppo non c'è stato solo il derby in campo, ma anche gli scontri fuori dallo stadio Valle Anzucca. 8 tifosi delle Francavilla di età compresa fra 19 e 40 anni sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri della compagnia di Chieti perché ritenuti responsabili di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti, come detto, dopo la partita, nella fase di accesso al parcheggio destinato ai tifosi dell'Aquila. 40 tifosi del Francavilla
fila provenienti da una strada laterale hanno lanciato vari oggetti, fra cui accendini, bottiglie e bastoni. Una ventina di tifosi aquilani sono scesi dalle auto e hanno affrontato i francavillesi. Nessuno è rimasto ferito negli scontri, che sono stati subito domati dai carabinieri. Due militari invece hanno riportato traumi contusivi guaribili in 5 e 7 giorni. Andiamo avanti con la Serie D. Clamoroso esploit della Vastese, che cala il poker al Benelli contro la Vispesaro, agganciandola al quarto posto e portandosi a meno 3 dalla vetta. Vediamo insieme il servizio. Una Vastese in giornata di grazia batte in trasferta la corazzata Vispesaro, conquistando con merito l'intera posta al Tonino Benelli, rimanendo così nelle zone altissime della classifica grazie alla terza vittoria di fila, che conferma il momento positivissimo degli aragonesi, che domenica prossima saranno attesi dal derby casalingo con il Nero Stellati Pratola. Con la vittoria in terra pesarese schiera per 10 undicesimi la squadra vittoriosa con il Monticelli e con Iarocci al posto dello squalificato De Feo. Stivaletta in dubbio fino a questa mattina è regolarmente in campo e lascerà poi anche il segno sulla gara. I marchigiani schierano in pratica la formazione tipo sugli spalti 1500 spettatori con oltre 100 sostenitori aragonesi. Pronti via i Vastese, già pericolosa al terzo con un tiro cross di Pizzutelli che costringe Marfella a respingere con i pugni. Avvio di gara equilibrato, anche se poi al 14esimo il Cese, con un giocatore della Vastese a terra, si presenta tutto solo davanti a Camerlengo, che però è superlativo riuscendo a respingere la conclusione ravvicinata dell'ex giocatore del San Marino. La squadra ospite gioca per qualche minuto in 10 per l'infortunio di Amelio, che viene poi sostituito da Viscardi. Gli abruzzesi appaiono in palla e al 21esimo passano in vantaggio con Stivaletta, che sotto misura mette alle spalle di Marfella dopo un perfetto cross di Bittai e bravo sulla sinistra a saltare come birilli i difensori della Vis. Gara che si mette così in discesa per gli ospiti, con i padroni di casa che però rispondono al 25esimo con un missile di Buonocunto, che manca di un soffio il bersaglio grosso. Il pareggio dei locali è però nell'aria e arriva al 29esimo quando Tremolada di Monza giudica falloso un contatto in area della Vastese fra Viscardi e Dolcese, e lo stesso giocatore marchigiano ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri con Camerlengo, che intuisce ma non può bloccare la sfera che si insacca alle sue spalle. La formazione allenata da Giancarlo Riolfo si rianima e continua ad attaccare con Cruz, che al 37esimo di testa manca una occasione colossale mandando il pallone sopra la traversa. Passa qualche attimo e ancora Cruz sul filo del fuorigioco si presenta tutto solo davanti a Camerlengo, mandando incredibilmente al lato. Gol mangiato, gol subito, scatta così inesorabile la legge del calcio, con Pizzutelli che è in agguato e con una conclusione deviata da un difensore di casa inganna Marfella, trovando il nuovo vantaggio aragonese. Nella ripresa subito due pericoli a cavallo fra il primo ed il secondo minuto, con una conclusione di Buonocunto deviata e poi un tiro di un soffio al lato di carta. Con Bellini in campo per Bortoletti la Visse ancora più a trazione anteriore e si vede con la squadra in proiezione costantemente offensiva. Poi però arriva il doppio lampo micidiale della squadra di Gianluca Colavitto. Al nono fiore arriva ad un passo dal 3-1 con un tiro insidioso che viene respinto in maniera difficoltosa da Marfella, che poi un minuto dopo non può nulla dallo stesso Nicola Fiore, che sul calcio di punizione trova il tris grazie ad una deviazione della barriera che inganna il portiere marchigiano. La squadra di Colavitto è però in giornata di grazia, cinica e spietata, e così al quarto d'ora arriva il quarto gol sugli sviluppi di un angolo con Stivaletta, che realizza la rete del 4-2, la sua doppietta personale. Il poker della Vastese chiude di fatto con largo anticipo le ostilità, anche se al 38esimo Rossi, da poco entrato in campo su punizione, beffa Camerlengo per il 4-2, che regala un po' di pathos nel finale, visto che i locali riprendono coraggio sfiorando poi con Ridolfi il gol del 3-4. Il prevedibile forcing produce una buona opportunità ancora per i padroni di casa al 45esimo con Ficola, che manca di un soffio il bersaglio grosso prima della festa grande di Fiore e compagni sotto il settore di tribuna laterale, dove si trovano assiepati gli oltre 100 supporters vastesi, che possono giustamente gioire per un successo che fa sognare. E questo era l'ultimo servizio per la prima edizione del TG6. Io vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito internet www.tv6.it e anche sulla nostra
pagina YouTube anche in alta definizione. È veramente tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda edizione del TG6. Buona giornata.